Wedi, Luca Daffré torna come tronista e la polemica, è solo visibilità, che noia. Nello studio di Uomini e Donne è tempo di nuovi tronisti e, nel corso della registrazione di questa domenica 19 febbraio 2023, c'è stato spazio per la presentazione di Luca Daffré. Si tratta di un volto già noto al pubblico della trasmissione di Canale 5 dato che, in passato, è stato un corteggiatore del talk show pomeridiano. La notizia dell'arrivo di Luca sul trono ha scatenato varie critiche e polemiche tra i fan social. Nel dettaglio, la registrazione di Uomini e Donne del 19 febbraio 2023 è stata incentrata sulla presentazione del nuovo tronista che avrà la possibilità di mettersi in gioco per cercare la sua anima gemella in studio. Si tratta di Luca Daffré, che circa 4 anni fa ebbe già modo di mettersi in gioco come corteggiatore ai tempi del trono di Angela Nasti. Recentemente, poi, il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di rivedere Luca in TV come protagonista dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, il reality show della sopravvivenza condotto con successo da Ilaria Blasi. Sta di fatto che, la notizia di Luca Daffré come nuovo tronista di Uomini e Donne di questa stagione non ha entusiasmato più di tanto i fan social che seguono con attenzione la trasmissione del pomeriggio di Canale 5. In diversi, soprattutto su Instagram, hanno polemizzato contro la scelta degli autori, sostenendo che avrebbero dovuto lasciare spazio a uno sconosciuto, anziché a una persona che ha avuto già modo di vivere un po' di esperienze sul piccolo schermo. Sempre le stesse persone. Avrei preferito un ragazzo semplice e soprattutto sconosciuto, ha sentenziato un commentatore social dopo aver appreso la notizia del nuovo tronista. Prima ha fatto Temptation Island, poi è stato corteggiatore a Wedi, successivamente lo abbiamo visto all'Isola dei Famosi e adesso gli mancava solo fare il tronista. Bene, è stato accontentato. Che noia per il pubblico, ha sbottato un altro utente su Instagram. Ma una persona comune, no? Sempre i soliti. Cioè dovremmo credere che Luca faccia fatica a trovare una persona fuori dallo studio del talk show di Canale 5, ha sbottato ancora un altro spettatore. Che noia, sempre gli stessi che cercano solo visibilità, ha sentenziato ancora un altro commentatore social della trasmissione di Maria De Filippi. Basta, vogliamo volti nuovi e inediti, non sempre i soliti, ha scritto invece un altro spettatore che sperava in un cambiamento. De printre tale acculte, în cerc flow-uri sute la show-uri uite, cum rup capete lumea de din capuri rupte. Tobele bat cu inima deodată, nu le opresc, că nu-s atât de nebun, mă gândesc, tu ce crezi? Orice crezi ține pentru tine, fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic ca vestul, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vestul. Trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul, Maxi, Ghespe, chimie, rimarul, Spike, puia, si, șoapou, grasul, nimeni altul, del, vedeți sau carbo.